Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un saluto da Gigi e oggi siamo qui ritornati su Brawl Stars per andarci a shoppare questa fantastica skin di Natale di Bobbo Natale. Gioco di parole chiaramente, richiamare Babbo Natale, bellissimo ragazzi, una skin fantastica. Ci sono anche altre skin natalizie, però del set Feste in Mischia ci sono queste qui e noi abbiamo già Frank e Tick e quindi oggi andremo a giocare duelli con queste skin qui, ovviamente o quello lì di Natale. Anche perché tutte quelle altre, tipo Penny, Nita, eccetera, non usciranno più nel negozio. Quindi chiaramente è normale che come set siano andati a fare queste skin qui. Detto questo, regalo, andiamo ovviamente a shoppare. È bellissimo, ragazzi, è veramente spettacolare. Chiaramente vi ricordo il codice creatore GGYT tutto attaccato nello shop di Brawl Stars, fondamentale per supportarmi anche in tutti gli altri giochi Supercell. Iscrivetevi al canale se ho questo fatto, lasciate un bel mi piace. Andiamo a cambiare la skin ovviamente a Bo e regà, sì, cioè nel senso, non è che siano i migliori brawler per andarci a giocare duelli, però è l'unico modo che abbiamo per andarle un attimino a provare tutti e tre e provare per bene Bo, ok? Quindi sicuramente non è la miglior squadra da poter fare, però ci accontentiamo ragazzi e cerchiamo di fare il possibile. Lui ovviamente cercherà di non farsi ittare con il signor Sandy, cercherà di avvicinarsi. Mi ha ittato, Attenzione. Attenzione, io punterei a far arrivare con la ulti Frank. Ecco, sono già morto. Perfetto, perfetto. No, più che altro con Borega mi volevo avvicinare perché speravo di fargli un sacco di danno. Borega quando sta vicino fa un sacco di danno. L'ho già sprecata, eh? Mannaggia la miseria, pensavo fosse un pollettino e mi veniva bello vicino. Perché vedete, comunque se la rischia, eh. Vedete, vedete, vedete se la rischia. L'ho visto che se la rischia, ragazzi. L'ho visto che se la rischia. Ecco, la ulti si allontana, eh. Non credo di non averlo preso. Eh beh, ragazzi, da lì non può scappare, eh. Il problema, ragazzi, è che adesso lui ha Ems e Beryl, che entrambi counterano Frank. E questo, ok, siamo tutti d'accordo. Ma il problema vero è che io dopo c'ho Tick. Devo fare i miracoli con Frank, ragazzi. Se non ce la faccio con Frank... c'ha la ulti pure lui. Devo azzeccare il momento giusto per acchiapparlo. Devo prendere il momento giusto per prenderlo. Ok, lui ha usato la sua ulti. Let's go. No, la tempesta. Non mi era mai capitato, regà. Non mi era mai capitato. Ma lol. Quindi è tipo... cioè, è come se fosse un pareggio. No, regà, mi sento male. Cioè? Non mi era mai successo, regà. E io sto giocando un botto in sti giorni in duello. No, l'ha distrutta. Vabbè, mi distrugge. Mi distrugge, ragazzi. Non è proprio il miglior team con cui andare a giocare. Ma non mi era mai capitato, ragazzi. LOL. Però ci sta, eh. Ci sta. Bo contro Bo, eh. Lui c'ha triplo... cioè, doppio tank più Bo. Devo cercare di rimanere in vita con Bo contro i tank, perché... perché, ragazzi, Tick contro i tank non ce la farà mai. Che si è messo là? Sì, si è messo il totem. Maledetto. Vuoi vedere che si voleva caricare la ulti per i tank? Questo si voleva caricare la ulti per i tank. Dai, let's go, però non ce l'ha fatta. Voleva caricarsi la ulti per i tank, secondo me. Un po' come volevo fare io prima con col Frank. Vabbè, tanto ormai i tank... vabbè, no. Invece ce l'ha fatta. Invece ce l'ha fatta, raga. Ma prima non c'aveva la ulti carica, oh. Che è sta roba? Che famo questo? Aspetta... aspetta che si chiude la tempesta? Mi sa che vuole aspettare che si chiuda la tempesta, raga.
Ah, vabbè, io sto lontano. Che devo fare? Non è che mi posso inventare niente, eh. Non mi posso inventare assolutamente nulla. Ok. No! Ha ricaricato la vita! Ha ricaricato la vita! Mannaggia la miseria, l'avevamo killato, raga. Vabbè, almeno adesso c'ho la ulti con Frank. Non ci credo, ragazzi, l'avevamo killato. Mamma mia, ragazzi. Con Frank è troppo bello l'uno contro uno con la ulti. Però c'è la ulti del primo counter a Frank, eh. Del primo lo counter a Frank, ragazzi, mi dispiace, ma... Porca miseria, dai, voglio vincere almeno una partita con questo trio. Pure lui se la sta camperando. E c'ha la ulti, eh. C'ha la ulti. Quindi dobbiamo stare molto, 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 molto attenti. Vabbè, raga, dai, esco allo scoperto, tanto è inutile, sta qui a perdere tempo. Allora, abbiamo anche... Come non c'ha più la ulti? Mamma mia, di poco l'abbiamo preso, eh. Cioè, per poco... Non lo lisciavo... Ah, ce l'abbiamo fatta. Dai, raga, 3-1. 3-1, ci può stare. Frank ci salva, eh. Mamma mia, ragazzi, che bello, boh. Quando poi si tocca anche la barba. È spettacolare. È spettacolare, ragazzi. È veramente, veramente figo. No, Mortis. Mortis, Frank, dai. Oddio, raga, questo più o meno c'ha la nostra comp. Solo che noi abbiamo Tick al posto di Dynamite. E vabbè, Mortis al posto di Bo, che sono due brawler completamente diversi. Raga, vedete? Cioè, Bo fa un botto di danno quando gli stai vicino. Io quello volevo provare a fare prima con Sandy. Proprio quello volevo provare a fare. E che fai, l'ok, amico mio? Che senso? Non capisco se sei troll o meno. Raga, che belli che sono. I regalucci. Ok. Ok, preso. Mamma mia, raga, let's go. Let's go. Qua abbiamo fatto una gran bella giocata. E lui è stato un po' polletto perché è andato addosso alle bombe. Però noi abbiamo calcolato proprio bene, bene, bene le tempistiche. Le tempistiche, ragazzi. Le tempistiche abbiamo calcolate proprio bene, bene. Mamma mia, raga, che belle. Ok, l'abbiamo un po' ittato. Raga, con Frank può essere tosta o facile allo stesso tempo. Dipende lui quanto è forte con Dynamite. E non mi sembra male, eh. Ma frega. Più che altro mi sa che le nostre bombe, raga, scompaiono. Purtroppo scompaiono. Raga, lui mi sembra abbastanza bravo con Dynamite. Ok. Ok, va bene. Raga, ma c'ho il gadget. Perché non ho usato il gadget? Sono un polletto. Sono un polletto, raga. Sono un polletto. Ho rischiato di perdere. Ho rischiato di perdere per non aver utilizzato il gadget. Sono un bel polletto, ragazzi miei. Detto questo, raga, il Natale è ormai è confermato che è arrivato su Brawl, ma già da giorni, perché ci sono i regali nello shop. Vi ricordo, ragazzi, di entrare tutti i giorni per andarvi a ritirare i regali che ci sono nello shop con Brawl Stars. Iscrivetevi al canale se non questo è fatto, lasciando un bel mi piace. Vi ricordo il codice creatore GGYT tutto attaccato nello shop di Brawl Stars, fondamentale per supportarmi anche in tutti gli altri giochi Supercell. Fatemi sapere cosa ne pensate di queste skin natalizie. Però, ragazzi, sono tutte bellissime. Secondo me sono veramente belle. Anche Jackie, non vedo l'ora di provarla. Tra l'altro, nel momento in cui voi vedrete questo video, Jackie sarà anche già uscita. Quindi preparatevi, perché è veramente bellissima. Niente, ragazzi, per me è tutto. Ci troviamo domani con un prossimo video qui sul mio canale. Ciao, ragazzi.